Nel destarsi un mattino da sogni inquieti, Gregorio Samsa si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto. Giaceva sul dorso duro come una corazza e, appena alzato il capo, scorse un addome carenato, scuro, traversato da numerose nervature. La coperta, in equilibrio sul crinale, minacciava di cadere da un momento all'altro, mentre le numerose zampe, pietosamente sottili rispetto alla sua mole, gli ondeggiavano confusamente davanti agli occhi. Che m'è successo? Pensò. Non era un sogno. La sua camera, una vera camera per esseri umani, anche se un po' piccola, stava ben ferma tra le sue quattro note pareti. Sopra il tavolo, su cui era sparso un campionario di tessuti, Samsa era commesso viaggiatore, era appesa un'immagine ritagliata non molto tempo avanti da una rivista illustrata e collocata in una graziosa cornice dorata. Raffigurava una signora che, in boa e berretto di pelle, sedeva eretta, alzando verso l'osservatore un pesante manicotto di pelliccia che le celava tutto l'avambraccio. Lo sguardo di Gregorio passò allora alla finestra e il cielo coperto, si sentivano gocce di pioggia picchiettare sulla lamiera del davanzale, finì di immalinconirlo. Se dormissi ancora un po' e dimenticassi tutte queste stupidaggini, pensò. Ma la cosa era impossibile, perché, abituato a dormire sul fianco destro, nello stato in cui si trovava, non era in grado di assumere quella posizione. Per quanta energia impiegasse nel cercare di buttarsi sulla destra, ricadeva sempre sul dorso. Provò 100 volte. Chiuse gli occhi per non vedere le zampine annaspanti e smise solo quando cominciò a sentire sul fianco un dolore leggero, sordo, mai provato avanti. Dio mio, pensò. che professione faticosa mi sono scelta. Tutti i santi giorni in viaggio. Le preoccupazioni sono maggiori di quando lavoravamo in proprio. In più c'è il tormento del viaggiare, l'affanno delle coincidenze, i pasti irregolari, poco buoni, rapporti sociali sempre mutevoli, instabili, che non arrivano a farsi cordiali. Vada tutto al diavolo. Sentì un lieve prurito sul ventre. Restando supino, si tirò adagio verso il capezzale per poter alzare meglio il capo e trovò il punto del solletico coperto da macchioline bianche che lo lasciarono perplesso. Provò a sfiorare il punto con una zampa, ma la ritirò subito, perché il contatto provocò brividi di freddo. Scivolò di nuovo nella posizione di prima. Queste elevatacce, pensò, finiscono col rimbecillire. Bisogna dormire quanto è necessario. Certi colleghi vivono come donne da harem. Se una mattina mi succede, per esempio, di rientrare in albergo per spedire le commissioni ricevute, quei signori si sono appena seduti per la prima colazione. Ci provassi io col mio principale, che volo farei? D'altra parte, chissà se non sarebbe una fortuna. Non fosse per i genitori, mi sarei licenziato da un pezzo, sarei andato dal principale e gli avrei detto quello che penso, dall'A alla Z. Sarebbe dovuto cadere dallo scrittoio. Che strano modo, poi, sedere sullo scrittoio e parlare di lì agli impiegati, specie se si considera che sordo com'è, quelli debbono andargli proprio sotto il naso. Ma non è detta l'ultima parola. Appena avrò messo da parte tanto denaro da pagargli il debito dei miei genitori, forse occorrono ancora 5 o 6 anni, accidenti se non lo faccio. Allora ci sarà il gran taglio. Ma
Per adesso devo alzarmi. Il treno parte alle 5. Dette un'occhiata alla sveglia, che faceva tic-tac sul cassettone. Io del cielo, pensò. Erano le 6:30. Le lancette continuavano ad avanzare tranquille. La mezza era anzi già passata, erano ormai i 3/4. Che la sveglia non avesse suonato. Dal letto si vedeva che era stata messa sulle 4, aveva suonato di certo. Possibile che avesse continuato a dormire con quella suoneria, capace di scuotere un mobile. Non aveva avuto un sonno tranquillo, ma forse per questo aveva dormito più sodo. Che avrebbe fatto? Il treno successivo partiva alle 7. Per arrivare a prenderlo avrebbe dovuto correre come un matto e il campionario non era ancora in ordine, mentre lui poi non si sentiva troppo in forze. E anche se avesse preso il treno, un'intemerata del principale era ormai inevitabile. Il fattorino lo aveva aspettato al treno delle 5 e da un pezzo doveva avere riferito sulla sua assenza. Era una creatura del principale, senza carattere né cervello. E se si fosse dato malato? Sarebbe stato molto sgradevole e sospetto, perché in 5 anni di servizio non era ancora stato malato una volta. Il principale sarebbe venuto con il medico della mutua, avrebbe rimproverato ai genitori la poltroneria del figlio e tagliato corto tutte le obiezioni rimettendosi al medico, per il quale, come è noto, esistono solo individui sanissimi ma infingardi. E nel suo caso avrebbe poi avuto tanto torto? Non fosse stato un certo torpore, inspiegabile dopo il lungo sonno, Gregorio si sentiva benissimo. Provava anzi un appetito fuori dall'ordinario. Mentre pensava rapidamente a tutto questo, senza potersi decidere a lasciare il letto, la sveglia suonò le 6:15. Nello stesso tempo, qualcuno picchiò con cautela all'uscio vicino al capezzale. Gregorio, fece una voce, quella della mamma. Sono le 6:15. Non volevi partire? La voce soave. Gregorio si spaventò nell'udire la propria risposta. La voce, senza dubbio, era la sua di prima, ma ad essa si mescolava un pigolio lamentoso, impossibile a reprimere, quasi salisse dai precordi, che lasciava le parole solo in un primo momento intatte. Subito ne alterava i suoni a un punto tale da fare dubitare ad aver inteso bene. Gregorio avrebbe voluto dare una lunga risposta e spiegare tutto, ma, viste le circostanze, si limitò a dire: «Sì! Sì, grazie, mamma! M'alzo subito!» Traverso l'uscio. La voce non doveva sembrare diversa dal solito, perché la mamma fu rassicurata dalla spiegazione e s'allontanò trascinando i piedi. Ma il breve dialogo aveva rivelato agli altri membri della famiglia che Gregorio, fatto insolito, era ancora in casa. Infatti ecco il babbo picchiare piano ma col pugno a una delle porte laterali. Gregorio! Gregorio! Gridò. Che c'è? Dopo un poco tornò ad ammonire con voce più grave. Gregorio! Gregorio! Attraverso l'altra porta laterale, la sorella chiese flebile. Gregorio, non ti senti bene? Hai bisogno di qualche cosa? Gregorio rispose a entrambi. Sono pronto! Sforzandosi di rendere la sua voce normale, con un'attenta pronuncia e lunghe pause tra parola e parola. Il babbo tornò alla sua colazione, ma la sorella sussurrò. Gregorio, apri, ti scongiuro! Gregorio non ci pensò nemmeno ad aprire e si rallegrò anzi dell'abitudine presa durante i suoi viaggi di chiudersi la notte in camera, anche a casa. Voleva alzarsi tranquillo e indisturbato.
vestirsi, soprattutto fare colazione e poi pensare al resto, perché si rendeva conto che se fosse rimasto a meditare in letto non sarebbe mai arrivato a una conclusione ragionevole. Si ricordò che altre volte aveva sentito a letto un leggero dolore, forse provocato da una posizione incomoda che poi, non appena alzato, si era rivelato frutto di immaginazione, e ora attendeva con curiosità di vedere come le fantasie della mattinata si sarebbero a poco dissolte. Era convinto che il cambiamento di voce significasse soltanto il preannuncio di un grosso raffreddore, malattia professionale dei commessi viaggiatori. Buttar via la coperta fu cosa da nulla. Gli bastò gonfiarsi un poco e quella cadde da sola. Difficile fu continuare, specie perché era così grosso. Avrebbe avuto bisogno di braccia e di mani per alzarsi. Invece aveva soltanto le sue zampine in perpetuo movimento, che non dominava. Se aveva intenzione di piegarne una, gli capitava, al contrario, d'allungarla. Quando infine riusciva a fare con essa quello che voleva, le altre, quasi fossero senza controllo, si abbandonavano a un'estrema, dolorosa agitazione. Via, via. Inutile restare a letto, si disse Gregorio. Cercò di uscire dal letto con la parte inferiore del corpo. Ma questa parte, che non aveva ancora veduto e che non poteva immaginare bene, riusciva troppo difficile da muovere. Esasperato per la lentezza dell'operazione, raccolse tutte le sue forze e si buttò in avanti. Ma avendo calcolato male la distanza, picchiò contro il fondo del letto. Un dolore cocente l'ammonì che la parte inferiore del suo corpo era, per il momento, la più sensibile. Pensò allora di portare fuori prima il tronco e girò con cautela il capo verso la sponda. Il movimento riuscì e la massa del corpo, nonostante la mola e il peso, accompagnò lentamente l'inclinazione della testa. Quando però il capo fu sospeso fuori del letto, ebbe paura a continuare. Se fosse caduto si sarebbe fracassato la testa, a meno di un miracolo. In quel momento non volevo davvero perdere il controllo di sé. Preferiva piuttosto rimanere a letto. Ma quando, dopo altrettanta fatica, si ritrovò ansimante nella posizione di partenza e vide le zampine agitarsi le une contro le altre in modo, se possibile, ancora più rabbioso, di fronte all'impossibilità di mettere pace e ordine in quella confusione, si ripeté che non poteva rimanere a letto e che la cosa più ragionevole era quella di sacrificare ogni cosa alla speranza, sia pure minima, di alzarsi. Nello stesso tempo si disse che una pacata, tranquilla riflessione era meglio di una decisione disperata. In circostanze simili, di solito, gli accadeva di fissare la finestra, ma questa volta la foschia mattutina, che non consentiva di distinguere l'altro lato della stretta strada, poté ben poco sul suo umore. Già le 7, si disse a un nuovo avvertimento della sveglia. Già le 7 e ancora una nebbia simile. Per un po' rimase immoto, respirando appena, quasi s'aspettasse dall'immobilità assoluta il ritorno alla vita normale. Ma alla fine si disse: prima che suonino le 7:15, debbo aver lasciato il letto ad ogni costo. Nel frattempo sarà venuto qualcuno della ditta a chiedere notizie, perché aprono prima delle 7. S'accinse a buttarsi fuori del letto d'un colpo solo, con tutto il corpo. Se si lasciava cadere in questo modo, la testa, che nella caduta avrebbe cercato di tenere sollevata, sarebbe forse rimasta illesa. Il dorso
Sembrava duro. Cadendo sul tappeto non gli sarebbe successo nulla. Soprattutto temevo il rumore prodotto, l'apprensione, se non lo spavento che avrebbe destato dietro le porte. Ma bisognava correre questo rischio.